Beh, oggi ovviamente faccio solo l'introduzione perché dopo chiaramente il segretario federale spiegherà anche politicamente il percorso che stiamo portando avanti, però in qualità di gruppo alla Camera e presidente di gruppo parlamentare della Lega, oggi annunciamo che dopo un periodo anche di condivisione di proposte e di attività parlamentare, la deputata Barbara Saltamartini entra a far parte del nostro gruppo con ovviamente un progetto politico che non è semplicemente, anzi non è assolutamente semplicemente una mera questione di gruppo, che ovviamente riteniamo importante per i progetti che riusciremo a portare avanti. Come sapete, la Lega guarda a un'alternativa al renzismo dilagante, e l'appello che stiamo portando avanti a tutte quelle realtà, forze, persone, personalità politiche che non si riconoscono in questo governo e credono che maggioranza del PD e frange di ex centrodestra che si sono invece accodate alla maggioranza e fanno parte di questa maggioranza possano dare una risposta alla crisi che sta vivendo il Paese. Gli ultimi dati che abbiamo visto, quelli sulla disoccupazione per esempio, malgrado i biechi proclami renziani che volevano farci credere che tutto stava migliorando, noi ovviamente non giochiamo al tanto peggio tanto meglio, però dobbiamo guardare la realtà dei fatti per poterla affrontare nel migliore dei modi, sono appunto purtroppo semplicemente l'ennesima campagna elettorale del Presidente del Consiglio, non in grado nei fatti e nelle proposte politiche di affrontare il dramma che stanno vivendo i cittadini. E quindi questo appello che lanciamo a tutti non è un bieco interesse partitico, ma una visione del Paese, una visione della politica differente che vuole affrontare con serietà questi problemi. E dunque questo percorso ovviamente speriamo possa essere il più numeroso possibile, perché con la forza delle idee e la forza dei numeri vogliamo riuscire a cambiare sia all'interno delle istituzioni che fuori dalle istituzioni stesse il Paese, la politica che sta vivendo e i drammi che stanno vivendo i cittadini in questo Paese. Spero di non essere stato troppo lungo e passerei la parola quindi al segretario federale Matteo Salvini. Grazie. Allora, due aspetti della giornata di oggi. Uno, una risposta al totale disinteresse del governo Renzi nei confronti delle tematiche femminili. Ieri sono usciti numeri record, disoccupazione femminile, insicurezza mai così alta, legge Fornero ancora non toccata. Renzi è un chiacchierone a parole di quote rosa, vuote. Io non credo alle quote rosa, alle quote gialle, alle quote verdi o alle quote grigie, però sfidiamo Renzi sui contenuti, visto che le donne per lui sono oggetti da esibire, da usare, da mandare in qualche ministero, in qualche televisione. Noi con oggi lanciamo una sfida sui temi concreti, quindi sui temi della sicurezza, sui temi delle pari opportunità, ma in senso concreto, quindi del tempo casa-lavoro che oggi è assolutamente ignorato, il bonus bebè è un'assoluta e totale presa in giro, e sulla legge Fornero, che fosse l'ultima cosa che facciamo, arriveremo a cambiare. E quindi alle chiacchiere e all'utilizzo del corpo femminile da parte di Renzi e del suo modello culturale, noi rispondiamo con invece una pratica concreta, quotidiana, reale, legata sui territori. Politicamente parlando, è l'inizio di un percorso con Barbara che non arriva da sola, ma arriva in gruppo e poi lo dice lei, ma è un percorso che nei prossimi giorni vedrà altro interesse e avvicinamento da parte di rappresentanti dei territori, dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Campania. Siamo aperti, mi piace vedere la Lega di questo periodo come un cantiere positivamente aperto che vuole governare il Paese. E quindi siamo a disposizione di tutte quelle organizzazioni presenti sui territori dal punto di vista dei comitati, dei sindacati, delle realtà associative che si distinguono rispetto alla marmellata di Renzi. E quindi ovviamente scegliendo anche la qualità delle persone,
dicendo dei no dove serviranno a coloro che vogliono entrare per garantirsi un posto, cosa che non ci interessa. Quindi però posso dirvi che nelle prossime settimane il gruppo della Lega alla Camera, e poi parleremo anche del Senato, crescerà ulteriormente, non perché ne abbiamo bisogno, ma perché ci sono tante richieste e quindi di questo siamo assolutamente felici. C'è qualcuno che perde pezzi e c'è qualcuno che invece cresce. E quindi la sfida è duplice, il vincere a livello nazionale, il parlare concretamente di tematiche che interessano alle donne in maniera totalmente diversa rispetto a quello che il duo Renzi-Boschi sta facendo da ormai più di un anno. E quindi poi do la parola per 2 minuti a Barbara, a Suad e a Barbara, e poi per le domande a voi. Grazie Matteo, buongiorno a tutti. Io sono Barbara Mannucci e sarò la coordinatrice nazionale del Comitato Donne di Noi con Salvini. Sono un po' emozionata, ringrazio Matteo di questa bellissima opportunità e anche ovviamente il senatore Volpi. Noto un grandissimo entusiasmo intorno a questo nuovo progetto, soprattutto il progetto femminile. Si stanno avvicinando, oggi lo stiamo dicendo ufficialmente, ma nei giorni scorsi si era un po' sparsa la voce della creazione di questo comitato, e devo dire mi hanno scritto tantissime donne da tutto il centro-sud, ma anche donne che non hanno mai fatto politica, che si vogliono impegnare attivamente in questo nuovo progetto, e di questo ne sono davvero molto molto felice. Io sono una mamma imprenditrice, quindi diciamo conosco abbastanza bene quali sono poi le difficoltà di fare entrambi i mestieri. E mi piacerebbe che questo comitato fosse anche di supporto all'attività dei nostri parlamentari. Mi piacerebbe che uscissero, diciamo, delle proposte di legge, degli ordini del giorno, comunque anche delle interrogazioni poi al governo sulle tematiche del lavoro femminile, delle mamme appunto lavoratrici, anche delle persone anziane. Tutto ciò che riguarda comunque il mondo della famiglia e del lavoro femminile. E è doveroso da parte mia ricordare che insieme a me ci saranno a coordinare questo comitato anche altre 2 donne, una signora della Sicilia che si chiama Carmelina Droise e un'altra ragazza della Puglia che si chiama Fabiana Marasco. Quindi grazie, sono sicura che faremo un ottimo lavoro e sarà anche molto divertente. Grazie Matteo. Buongiorno, io sono Suad Sbai, tempi non sospetti che lavoriamo sull'immigrazione, mi occuperò di immigrazione e integrazione. Integrazione è una parola abbastanza sconosciuta a chi ci ha governato e ci sta governando, parola sconosciuta perché integrazione è servita solo per riempire le tasche di qualcuno, compreso la capitale, la Roma capitale, perché l'immigrato per loro è solo un handicap, non conoscere la lingua è un handicap, non devono conoscere la lingua, così qualcuno parla in nome loro, parla in nome di quell'immigrazione selvaggia, con un'immigrazione che non ha né testa né coda, un'immigrazione che in tutti questi anni sono stati dette tante, hanno riempito la bocca con tante parole, con tante cose, invece nessuno ha fatto un programma sull'immigrazione, sull'integrazione, su cosa vuol dire una carta di soggiorno, cosa vuol dire prima un permesso di soggiorno, successivamente una carta di soggiorno, dopo questa carta di soggiorno arriva la cittadinanza, ma a livelli, primo livello, secondo livello, terzo livello, lì è la lingua al primo livello, secondo per arrivare alla carta, diciamo carta di soggiorno, conoscere già al primo livello, conoscere la cultura del paese, perché chi non è d'accordo e non vuole integrarsi, per me, e l'ho sempre detto anche in tempi non sospetti, non è il paese ideale, può cambiare, può scegliere un altro paese per vivere forse meglio. L'opportunità delle donne, nel senso qui sono trattate donne come fossimo quota rosa, dei panda da proteggere. Non siamo dei panda da proteggere, siamo delle donne che, anzi, chi è bravo va avanti, chi non è bravo rimane dove sta
e senza malpancisti, perché se ne, secondo me è l'era del non malpancisti, basta, perché ne abbiamo abbastanza, perché chi va di qua o di là, vado di là, uno deve essere anche coerente del progetto. Il progetto Matteo Salvini è un progetto, io ci ho creduto nei tempi non sospetti, continuo a dirlo, e voglio partecipare a questo progetto. Grazie. Credo ne basti uno. Beh, intanto io voglio ringraziare il mio capogruppo, il nuovo capogruppo Massimiliano Fedriga, e ovviamente Matteo Salvini, intanto perché con gli altri amici, con Raffaele, con il senatore Volpi, oggi avete rimesso insieme tre donne che hanno fatto politica insieme già in passato, tre donne che hanno già avuto modo di lavorare insieme, lavorare sul territorio e battersi anche nella scorsa legislatura su temi che andavano ben oltre quelli delle pari opportunità, come il nostro Fonsi, lo chiamo Fonsi Renzi, spesso e volentieri fa. E su questo punto dirò solo una cosa e poi passerò a dire altro. Per noi le pari opportunità sono sempre state intese come pari opportunità e blocchi di partenza, cioè noi abbiamo sempre chiesto che uomini e donne fossero messi nelle stesse condizioni per poter poi competere, e poi dopo deve vincere assolutamente il merito. Non possono esserci meriti legati al sesso, per cui quote rosa, quote panda o quello che sia. E in tal senso con Barbara Mannucci e con Sua Sbai, noi nella scorsa legislatura abbiamo fatto, credo, molto. Alcune delle leggi più importanti che abbiamo fatto quando eravamo al governo insieme rimangono oggi l'unico esempio di politiche a favore e a sostegno delle donne, soprattutto alle politiche di conciliazione, che poi è la vera cosa che interessano le donne, ma non solo le donne, anche gli uomini, ossia la famiglia, perché per noi la famiglia è ancora il centro intorno al quale poi ruota tutto il sistema sociale del nostro Stato. Quindi in tal senso credo che la sfida che abbiamo di fronte è quella di portare avanti insieme a Matteo Salvini ancora questo modo di intendere le politiche di pari opportunità, senza arretrare e soprattutto, ve lo dico con estrema onestà, senza andare a chiedere, come qualcuno sta facendo in questo momento, un ministero delle pari opportunità. A noi donne non servono luoghi dove andarci a rinchiudere per poter far politica. Il ministero delle pari opportunità, che molte donne del PD stanno chiedendo, o di altri partiti in Parlamento stanno chiedendo, è semplicemente un ulteriore costo a carico dello Stato e quindi dei cittadini. Non serve nulla se non a dare una stelletta a un nuovo ministro donna, che probabilmente Renzi ha intenzione di fare da qui a breve, magari approfittando di qualche piccolo rimpasto che dovrà fare da qui a breve. Detto questo, perché io sono qui oggi? Perché con Federica e con tanti dei parlamentari che ci sono ho iniziato questo percorso un po' di mesi fa, forse ancora prima di uscire dal nuovo centrodestra, perché sono convinta che Matteo Salvini rappresenti oggi l'unico fronte aggregativo nel perimetro del centrodestra in grado di poter rimettere insieme le parti migliori e quelle esperienze culturali e politiche migliori che ci sono nel centrodestra e anche oltre il centrodestra. Da questo punto di vista, anche con il progetto appunto della Lega dei Popoli, che, del quale io ovviamente mi occuperò insieme a tutti quanti, la volontà è proprio quella di riunire sotto una casa comune, perché serve, sentivamo la mancanza di una casa comune, molti di noi non hanno più un luogo dove poter fare politica, in quello della Lega Nord, di noi con Salvini, della Lega dei Popoli che si sta costruendo, noi crediamo di aver trovato veramente quella casa politica deve poter portare avanti soprattutto quelle che sono le reali esigenze e i reali problemi dei cittadini italiani. Matteo Salvini oggi è l'unico che ha rappresentato, fin da dopo le elezioni europee, quelli che sono stati i problemi dei cittadini italiani, cioè che si è confrontato con la realtà delle cose. Da un lato noi abbiamo l'altro Matteo, quello col giubbottino di pelle che va da amici a fare il gaggio, che parla per tweet, per slogan, che continua a ripetere tante promesse. Da questa parte c'è Matteo Renzi invece che non parla di slogan, Matteo Salvini, scusate, che non fa slogan, che non fa
tweet così giusto per propaganda, ma che sta entrando nei veri problemi delle persone e con una proposta politica seria. Chi dice che non c'è proposta politica da questa parte? Credo che i fatti rispondano da soli. Ve ne cito soltanto uno che abbiamo fatto come gruppo parlamentare, insieme ovviamente al capogruppo, a Massimiliano, la battaglia sulle partite IVA. Noi già in opposizione siamo stati gli unici a far approvare l'emendamento con il quale siamo riusciti a far pagare di meno le tante partite IVA che nella legge di stabilità erano state strozzate letteralmente da Matteo Renzi. Noi siamo riusciti a risolvere una parte di quel problema e lo abbiamo potuto fare perché ci siamo messi insieme e abbiamo guardato a risolvere un problema concreto, qualcosa di reale, qualcosa che i cittadini sentivano sulla loro pelle e che purtroppo oggi non erano più in grado di sostenere visto il livello di tassazione a cui si è arrivati anche sulle partite IVA. Quindi da questo punto di vista, come diceva Matteo, non entro da sola. E l'idea di nessuna di noi entra da sola, ognuna di noi sta portando dentro questo progetto una propria realtà. Qui oggi con me ci sono alcuni consiglieri municipali di Roma, entreranno in questo progetto ben 8 consiglieri municipali di Roma Capitale, che sono Luigi Servilio e Valentina Bellini del primo municipio, Andrea Signorini e Sara De Angeli del municipio secondo, Emanuela Amici del municipio sesto, Matteo Mariani del quarto municipio, Massimiliano Ciccocelli del quinto e Andrea Baccarelli dell'ottavo municipio. Una realtà, Matteo, che imparerai a conoscere, che su Roma rappresenta insieme a tante altre realtà romane un aggregato sano, positivo, persone che hanno ancora voglia di fare politica nel territorio e sul territorio, tra l'altro in territori anche molto difficili, in territori dove purtroppo governa la sinistra e dove purtroppo spesso e volentieri quella sinistra antagonista che ha impedito magari di svolgere quella bellissima manifestazione a Roma il 28 febbraio ancora pensa che per fare politica occorre usare le mani o la violenza. Noi non facciamo politica così, noi facciamo politica aprendo ancora le nostre sedi, facendo ancora un'attività militante, ci piace farla così perché sappiamo che piace fare così politica anche a voi. E dalla Lega Nord, fatemelo dire, e lo dice una romana, la cosa più bella che abbiamo da sempre guardato con attenzione e con ammirazione anche per chi veniva da Alleanza Nazionale come me, è quel forte senso di comunità e di appartenenza che ancora oggi sprigiona dalla vostra attività politica. Quel dato comunitario, quel dato identitario, quel dato di legame tra popoli e tra realtà diverse per storia, per diciamo collocazione geografica, credo che possa essere la ricchezza del progetto di Matteo Salvini.